Maria Giulia e Lorenzo erano rimasti senza casa assieme ai genitori, ora ce l'hanno grazie agli alloggi del progetto Case assegnati dall'Associazione Autismo Abruzzo Onlus. L'Aquila, sempre più solidale e accogliente, scrive il sindaco Pierluigi Biondi sul suo profilo social. La famiglia è di Teramo, negli ultimi 2 anni ha avuto una vita difficile e travagliata, la perdita del lavoro, la diagnosi per Maria Giulia di spettro autistico, problemi a quanto pare con la casa ATER per pagare il canone, ma ora una nuova vita nel capoluogo, grazie all'impegno del presidente dell'associazione Dario Verzulli, che 2 settimane fa li accolti in città, prospettando loro un nuovo futuro e sperando, perché no, nell'aiuto di qualcuno che possa offrire ai genitori anche un'opportunità di riscatto a livello lavorativo. Allora, L'Aquila è una città inclusiva e accogliente, L'Aquila è una città per tutti, L'Aquila è una città dove insomma, una grande opportunità può essere riconosciuta a chiunque, è la città dove i mondi della diversità possono essere accolti e uniti. La speranza di Stefania e Roberto è proprio questa, quella di ricominciare, di avere una vita nuova, un nuovo percorso che possa garantire ai loro bambini una vita serena. Questo è stato possibile in questa città grazie all'impegno globale dell'Aquila città territorio, l'Aquila appunto città inclusiva ed accogliente. Noi siamo onorati di tutto questo, è stata per noi un grande impegno, un'attività che ha preso tanto tempo e tante risorse, per questo dobbiamo ringraziare, oltre che i nostri volontari, il nostro sindaco che ha sostenuto una collaborazione di questo tipo, tutti i dirigenti e funzionari del comune che hanno reso possibile questa iniziativa, ma dobbiamo ringraziare anche il dirigente scolastico Marcello Masci, che ci ha dato ottimi consigli e ha saputo integrare, inserire questi 2 bambini, Maria Giulia e Lorenzo, in maniera splendida. Gli effetti positivi di una città preparata, di una scuola attenta, sono già visibili nella vita scolastica di questi ragazzi. In questi anni, come ha raccontato a Rete 8 Verzulli, le porte chiuse per questa famiglia sono state tante, forse nessuno si è posto il problema dei bambini. Ora però inizia un nuovo capitolo che tutti sperano possa essere pieno di luce per queste persone.